Palazzo Ducale e il Palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove ci sono le mostre del festival, tra le più, diciamo, di fotografia artistica, oltre a quella chiaramente dell'ospite d'onore che è già Peter Witkin, che è a Villa Bottini, ma dove alle 4 inizia la visita guidata, quindi volendo, se riuscite ad aggregarvi, lì trovate comunque una visita che è sempre programmata ogni giorno, quindi potete casomai aggregarvi a quella. E lasciamo da parte la parte fotogiornalistica, che poi potete un pochino, insomma, sulla quale vi potete orientare anche da soli. Perfetto, grazie Chiara. Siamo con Silvia Tasi. Ciao. Di Viaggi, come si chiama Viaggio il blog? Viaggio Animamente, grazie. E adesso ci dirigiamo verso Palazzo Ducale. Via. Che è una delle sedi storiche del festival, perché il festival esiste con nomi diversi da 10 anni, dal 2005. Ha avuto varie fasi di trasformazione, ma Palazzo Ducale è, diciamo, uno degli zoccoli duri nel festival, quindi una delle sedi che abbiamo sempre avuto. E lì troveremo 5 mostre. Una in particolare mi fa piacere così farvela vedere, perché è un ospite che è già stato a Lucca nel 2011, Kenro Izu, che è un fotografo giapponese, che è già stato a Lucca nel 2011 con una grande retrospettiva del suo lavoro, e quest'anno è tornato con quella che è l'evoluzione del suo lavoro. Lui ha sempre fotografato i luoghi sacri del mondo. Sono 20 anni che fotografa nel mondo i luoghi più mistici, più spirituali del pianeta, e ha sempre lavorato escludendo le persone dalle sue fotografie. Da 3 anni a questa parte ha deciso che il suo lavoro aveva bisogno di un passo diverso, possiamo entrare anche da qua, e ha incluso nelle inquadrature le persone, quindi vediamo questa trasformazione del suo lavoro. Poi vedremo la mostra di Ernest Haas, che è un nome poco noto, non è mai stato esposto in Italia, quindi siamo molto orgogliosi di averlo qui a Lucca, in particolare questo suo lavoro, intendo, e, che è un lavoro culto della storia della fotografia, si chiama La Creazione, è americano. E The Creation è un libro, in realtà, culto della storia della fotografia, e, uscito nel 77, quindi è un lavoro datato che va guardato con la consapevolezza che sono passati quasi 40 anni da quel momento, quindi è un linguaggio diverso da quello chiaramente contemporaneo. Quindi carabinieri. Io ho sentito tante persone che ci sono state, l'hanno visto, che hanno fatto notare questa cosa, ma un linguaggio un po' datato, insomma, un lavoro che oggi è proprio quello il bello, cioè lui è uno dei primi che ha usato il colore nella fotografia, è il primo che ha avuto un servizio su Life tutto a colori, e questo lavoro è di una poesia incredibile, e parla proprio della creazione, quindi è una specie di celebrazione della natura. In un momento come questo, in cui anche tutto il discorso dei cambiamenti climatici, della disattenzione dell'uomo verso la natura, io credo in qualche modo sia importante anche riportare un lavoro così alla conoscenza di tutti. Poi abbiamo il prego. Perfetto, continua il live nell'ascensore. È molto meraviglioso. Bellissimo. Prego, prego. Ok, noi andiamo al secondo, lei va? Io vado a vedere la mostra. Al secondo, andiamo tutti nello stesso posto. Poi c'è il lavoro di Aurelia Mendola, che è il nostro, diciamo, ospite italiano di maggiore rilievo, che è il fotografo degli artisti, è molto noto perché ha conosciuto e frequentato un gran numero di artisti del Novecento e li ha ritratti, e quindi una parte del suo lavoro molto importante è quella dei ritratti degli artisti. L'altra parte
sostanziosa del suo lavoro invece è quella dedicata all'opera di Michelangelo. E infatti noi vedremo un lavoro proprio dedicato alla Basilica di San Pietro. E poi invece vedremo i lavori di tre fotografi emergenti, quindi abbiamo anche questo scarto di generazioni che, insomma, è bello anche avere nello stesso spazio per capire proprio anche i passaggi del linguaggio fotografico. Questo è interessante. E sono due premi. Uno è il premio, diciamo, il principale premio di Photolux, che è di Roberto Del Carlo Photolux Award, e l'altro invece è un premio che per la prima volta è arrivato a Lucca, che è il premio di Leica, l'Oscar Barnack Leica Award, e tutti e due puntano a trovare dei fotografi emergenti di qualità, insomma, che abbiano dei progetti che sia interessante mostrare. Bellissima questa sala. La sede che assolutamente è suggestiva e, come dire, aggiunge anche di emozione ai lavori che sono esposti qua. Partiamo dal lavoro di Aurelia Mendola, che appunto, come vi dicevo, è uno degli ospiti italiani più importanti. È un fotografo che ha una carriera molto lunga alle spalle e ha illustrato moltissimi volumi sull'opera di Michelangelo, sia con la scultoria sia con l'architettonica. E ha fatto questo importante lavoro sulla Basilica di San Pietro nel 99 e ci è ritornato poi sopra più volte, quindi questo che vedete qui recupera molta grande parte di quel lavoro, insomma, che ormai è un po' datato, aggiunge delle nuove fotografie che lui ha realizzato, perché è uscito proprio da pochissimo questo nuovo volume dedicato alla Basilica di San Pietro, edito da FMR, che abbiamo presentato quasi in esclusiva durante la giornata inaugurale del festival. E quello che secondo me, poi naturalmente, io vi racconto un po' anche quella che è la mia visione di questi lavori, di queste fotografie, quello che colpisce più di tutto del lavoro di Aurelia Mendola, a parte la grandissima accuratezza formale e tecnica e la grande conoscenza del mezzo fotografico, perché comunque è un fotografo che appunto ha alle spalle una lunghissima carriera e usa il mezzo in maniera assolutamente ineccepibile, quello che colpisce più di tutto è lo sguardo attraverso il quale ci fa vedere la Basilica di San Pietro, che comunque fa parte dell'immaginario collettivo di tutti. Tutti conoscono, tutti, quasi tutti ci sono stati di persona, sicuramente tutti l'hanno vista nei libri di storia dell'arte, nelle riviste, in televisione, dovunque. Lui ha questo modo molto personale di cercare nelle prospettive diverse, quasi mai sono sguardi frontali, quasi mai sono riprese frontali, sono sempre tensioni di linee molto, molto particolari, e quindi rende nuova una cosa che comunque fa parte dell'immaginario di tutti, e questo secondo me è il valore più grande del suo lavoro. Ora li scorriamo velocemente, poi ci soffermiamo anche su quello che magari vi interessa di più. E anche già la prima fotografia è molto evidente quello che vi ho detto, lo sguardo verso l'alto, ma con questo movimento inaspettato, un po' inedito, con questa così anche quasi spaesamento, perché non riesci bene a capire da che punto di vista lui sta riprendendo la volta. E naturalmente questo modo di fotografare
rende molta giustizia anche ai dettagli architettonici e scultorei che arricchiscono la struttura architettonica della basilica, perché li porta molto, molto in evidenza, ti sembra quasi di poterli toccare, no? E poi chiaramente il bianco e il nero con questi passaggi tonali molto raffinati, lo studio approfondito di ogni singola immagine, quindi la cura totale anche della resa tonale, dei bianchi e neri, dei contrasti di chiaroscuro, è un lavoro di grande, grandissima raffinatezza, assolutamente. E anche un lavoro famoso come la Pietà, che veramente abbiamo visto raffigurato, reinterpretato anche nella storia della fotografia moltissime volte, da questi scatti viene fuori con una visione diversa. E secondo me, in un momento storico come questo, dove siamo bombardati sempre più di immagini, riuscire a parlare di qualcosa di così conosciuto, aggiungendo delle informazioni, aggiungendo appunto questa visione, una visione differente, è fondamentale. Quindi io trovo che sia un lavoro molto molto pregno e molto molto denso. Questa è una delle mie preferite, per esempio, e questo slancio in verticale, la ripresa di questa statua è molto forte. Qualcuno mi ha detto, guardando queste fotografie, la mostra di San Pietro ti dà questo senso di pace. Ecco, io trovo invece che sia tutto tranne che quello. Cioè, c'è proprio una tensione emotiva molto molto forte, sono molto cariche di emozioni. E hanno molto a che fare anche con, visto che il tema del festival è il sacro e il profano, non è soltanto lo sguardo di comunque un simbolo della cristianità e tutto quanto, ma anche un modo un po' profano di guardare al sacro, cioè è un modo di distorcere, no? Anche questa dimensione di pace, di spiritualità, quindi io trovo che anche in questo sia particolarmente efficace questo lavoro. Chiaro che una immagine come questa riporta invece a una visione più tradizionale, però questi fasci di luce che arrivano danno quella tensione emotiva che comunque la rende in qualche modo viva. Ecco, anche una visione più frontale, a cui siamo un pochino più abituati, un po' più da manuale di storia dell'arte, però ha queste come dire, questi interventi, queste impressioni che la rendono comunque in qualche modo proprio viva, mi sembra la parola più calzante. E questa è assolutamente un'immagine quasi da copertina, se uno dovesse scegliere, è proprio una di quelle in cui ti riconosci, che riconosci dove sei, quindi... Posso aggiungere, Chiara, una cosa? Che lui, quando aveva fatto la presentazione della mostra, sì, aveva raccontato che è tornato a San Pietro tantissime volte e ci stava tipo mezz'ora al mattino. Sempre molto presto alla mattina. Prima che entrassero le persone, perché sosteneva, diceva che turbano la luce. Certo. Che è una cosa che a me mi ha colpito. È molto poetica, sì. E quindi, non so, a volte in una seduta di fotografia faceva una foto. Uno sì, scatto. Questo è anche un modo, è una scuola che cioè, racconta questo modo di fotografare, racconta proprio di una scuola che ormai non esiste quasi più, e anche questo è molto interessante. Cioè, ora siamo abituati un singolo momento a viverlo attraverso milioni di scatti. Prima si era abituati a scegliere il momento, quello che Cartier-Bresson chiamava momento decisivo, no? È un po' la stessa cosa, cioè andare e tornare più volte, scattare magari una sola fotografia, ma quella giusta, cioè aspettare veramente le condizioni ottimali per scattare la fotografia che ti sei immaginato. Cioè, lui questo luogo lo conosce benissimo, c'è stato moltissime volte, e per fare queste fotografie lui sicuramente aveva in mente quello che avrebbe voluto raccontare. E è una poesia della fotografia che
che è bello continuare a mostrare, secondo me. Chiara, ci stanno facendo un sacco di cuoricini, grazie mille. Ora mi emozionerò e dirò un sacco di cavolate, ma scherzo. Qui continua il discorso della luce, cioè cogliere un momento come questo significa volerlo cogliere, cioè significa andarci nella giornata giusta, quindi con anche le condizioni meteorologiche giuste, allora giusta, quando sai che dalle finestre, dai lucernari della chiesa entrano e possono entrare questi fasci di luce, cercare poi chiaramente la visione, lo sguardo che ti permette di realizzare questa fotografia. Davvero è un lavoro potente, veramente veramente potente, coraggioso. E l'altro giorno parlavo con Aurelio, lui mi raccontava e mi diceva: io alla fine ho quasi 80 anni e continuo a mettermi in gioco, perché secondo me fare il fotografo significa soprattutto questo, cioè non è che perché io ora ho 80 anni basta, vivo di rendita di quello che ho fatto. Mi metto in gioco perché la cosa più bella del mio lavoro è questo. Quando poi sono contento del lavoro che ho fatto, lo mostro, può anche andare male, ma io ho vinto lo stesso perché sono stato coraggioso. E questo secondo me nel suo lavoro si vede moltissimo, perché non c'è niente di prevedibile anche nella scelta delle inquadrature. Quindi è sicuramente una delle qualità che gli vanno in assoluto riconosciute a tutti. Sì. Sì. Anche in una fotografia come questa, che alla fine è un dettaglio, c'è questa tensione, cioè si avverte comunque una tensione, eppure non è una fotografia di un dettaglio, ma bastava qualche centimetro in più a destra, qualche centimetro in più a sinistra, avrebbe perso forza. Quindi è veramente uno sguardo penetrante rispetto a quello che ha davanti, molto molto efficace. E appunto si va dalla struttura architettonica fino al dettaglio scultoreo, tutto ha la stessa importanza e tutto è raffigurato con la stessa tensione emotiva. Anche questo è difficile, perché un conto è una struttura architettonica come può essere quella della basilica, un conto è un dettaglio di una singola struttura. E appunto continua, insisto, aggiunge molto a quello che conosciamo di questa chiesa, e secondo me questo è l'aspetto più importante. C'è dopo lo scatto molto anche in camera scura, perché chiaramente c'è un lavoro, come dire, costante sulla resa finale della stampa. Quindi non esiste un lavoro magari di post-produzione intesa come lo intendiamo oggi, così spinto, ma in camera scura c'è tanto lavoro. Cioè, così come c'è tanta preparazione nella scelta del momento, dell'inquadratura, altrettanta attenzione c'è nello sviluppo e nella stampa di queste fotografie, assolutamente. Queste immagini continuano a raccontare quello che dicevo. E sono delle prospettive che soltanto così vengono svelate. E c'è sempre questo gioco di oscuri, sì, assolutamente protagonista di queste immagini. Sì. Anche questa, che forse può sembrare una di quelle appunto con una ripresa magari un po' più frontale, un po' meno spinta, questo fascio di luce cambia tutto. Cioè, se non ci fosse stato, sarebbe stata una foto completamente diversa. Quindi nell'attenzione anche a queste piccole cose che trasfigurano completamente un'immagine sta la grandezza del fotografo poi. Un pochino più ampio rispetto alle altre che abbiamo visto, hanno comunque questi incroci di linee, questa tensione che non ti
non ti lascia mai indifferente in qualche modo. E sono molte le fotografie, cioè anche il fatto che siano così tante, che nessuna sia uguale all'altra e che tutte ti raccontino qualcosa di diverso, è una qualità grande per un lavoro come questo. Quindi grande perizia tecnica, ma anche grande sensibilità nello sguardo. Questi neri così densi, la mano della statua che indica in una direzione di cui tu non sai niente, perché non vedi niente di quello, è una zona è molto suggestiva, insomma, ti interroga, ti lascia aperti delle strade. La fotografia poi alla fine è anche questo, cioè quando è conclusa in sé forse qualcosa manca, perché se ti ha raccontato tutto a te non rimane quasi più niente. Invece in queste fotografie c'è sempre qualcosa, ti aprono sempre. Esatto. E questa io la trovo veramente, veramente speciale. Poi questi neri così pieni sono una roba pazzesca. Sì. E in questo lavoro di sta assolutamente sì, perché quando o in un libro o in una mostra si vedono questi passaggi tonali così ben equilibrati, c'è un lavoro pazzesco dietro, c'è un controllo totale di ogni singolo passaggio. Perché se fai anche. Se trascuri anche solo uno dei passaggi, non ottieni questi risultati. Anche questa è un'altra di quelle che secondo me è fenomenale. E qui non è Michelangelo, cioè probabilmente questo è uno scultore minore, cioè un dettaglio veramente forse che neanche su cui neanche ti soffermi se vai a visitare la basilica, ma lui lo tira fuori con questa prepotenza quasi. Questa è stata una delle cose più difficili in questa vita. Anche per la luce, sì. Per come arriva, per l'incidenza laterale comunque della luce, cioè in questo ritorno, grandissima perizia tecnica, grandissima esperienza del mezzo proprio. Perché tante volte si discute quanto conta la sensibilità dello sguardo, quanto conta la conoscenza tecnica della macchina fotografica, dell'apparecchio fotografico. Ecco, in un lavoro come questo, se mancasse anche solo una delle due componenti, non ci sarebbe questo risultato. Quindi è chiaro che a seconda di quello che racconti, del modo in cui lo fai, puoi sopperire un po' alla mancanza di tecnica con una poesia magari molto spinta del tuo sguardo, del tuo modo di fotografare. In altri casi, non so, la fotografia di natura, la fotografia sportiva, la perizia tecnica aiuta, e quindi anche se ti manca un po' di poesia, quello che racconti funziona lo stesso. In un lavoro come questo servono tutte e due, perché se no non arrivi a questi risultati. E chiudiamo con questa vista, diciamo, dall'esterno, quindi usciamo fuori. Queste forse, a parte la prima, no? Hanno questa visione un po' più statica, un pochino più quella di mezzo, infatti, che però in qualche modo ti invitano anche a entrare dentro e anche a riguardare quello che hai appena visto, no? Perché sei uscito, ti sei distaccato e va bene, puoi salutare la basilica in qualche maniera, ti senti che puoi andare. Queste sono le fotografie più recenti. Queste tre. Al 2014 sono veramente molto molto recenti. Sono proprio le ultimissime.
diversa, cioè un conto è anche vederla da fuori e un conto è vederla dentro, anche le possibilità sono diverse, perché giocare sull'esterno è più difficile chiaramente, giocare sull'interno e cercare delle prospettive è più facile, lo dico tra virgolette, perché io non so. No, quella è molto di anche venire in mente. No, ci devi avere una cioè io credo che sia veramente un lavoro molto molto amichevole. Ora passiamo a un'altra mostra, sì. Vero? Allora chiudiamo un attimo.